Allora, oggi è sabato, questo è un vlog e ovviamente lo vedete martedì perché io registro sia oggi che sabato che sia domani che domenica. Praticamente un vlog, non so quanto durerà, di sicuro durerà tanto, ma come leggete dal titolo è arrivato il momento che dopo tanti mesi non ce la facevo più ad aspettare. E sì, come leggete dal titolo, oggi andiamo a prendere le chiavi della nuova casa e vi spoilerò qualcosina, sia su Instagram che qua su YouTube. Non tanto perché giustamente poi farò un video a parte dove vi farò vedere la casa tutta vuota e poi un home tour della casa arredata. Per cui ci saranno tanti vlog, tante novità e tante cose belle in arrivo e specialmente nuovi video che non ho mai fatto sul canale. Per cui, allora, i video vecchi che sto mettendo praticamente 4-3 giorni a settimana è perché sono vecchi, però io da adesso inizierò a vloggare e farvi vedere tutto quello che facciamo, il trasloco, i lavori in corso, eccetera. Per cui adesso andiamo a prendere le chiavi, andiamo a vedere tutto quello che c'è. Io vloggo tutta la giornata, sia oggi che domani. Comunque ci vediamo dopo, anche perché non so come sarà. Ah, ovviamente sono le tre e mezza, perché stamattina sono andata a lavorare, ho lavorato fino all'una, più o meno. Più o meno sono arrivata a casa all'una, per cui calcolate che oggi solo mezza giornata di vlog e poi domani tutto il giorno. Detto questo, mi sono piastrati i capelli. Non so perché, ma secondo me lisci sono più belli che tutti. A parte che li devo anche cambiare il colore, perché mi sta stufando. Vabbè, comunque andiamo che è meglio. Scusate la luce, ma mamma mia, qua dentro quando registro di sera fa proprio, cioè, schifo e non si vede niente. Comunque, allora, dato che ho dovuto guardare tutto, dove erano i contatori, dove era praticamente i tubi, eccetera, allora mi hanno spiegato bene. Perché la proprietaria, che ovviamente c'era lì, mi ha spiegato tutto. Per cui ci abbiamo messo almeno 2 ore per vedere la casa, per guardare tutti i tubi, eccetera. E non ho, diciamo, ripreso, anche perché ho fatto 2 clip per Instagram, che ve l'ho messa anche qua su YouTube, perché ovviamente non ha Instagram.
Sì, lo so che non è bello, diciamo, mettere le clip di Instagram su YouTube che si vedono, diciamo, metà, perché ovviamente io riprendo per così e non come, diciamo, registro nei vlog. Per cui, però, diciamo che ero impegnata a vedere tutte queste cose qui e ovviamente non potevo riprendere, c'era gente, eccetera, e non mi piace quando c'è gente a riprendere. Per cui vi ho solo fatto vedere, diciamo, uno spoiler di giardino, che poi ve lo farò vedere bene come si deve. Ovviamente la casa è tutta da mettere a posto, cioè quasi tutta, per cui quando inizieremo i lavori, adesso vediamo, domani, che domenica, non lo so, devo vedere la vernice. Devo vedere un bel po' di cose, per cui non so, diciamo, cosa fare. Non so bene ancora perché ci dobbiamo organizzare. Dobbiamo iniziare ovviamente prima a spaccare tutto, tutte le piastrelle, eccetera. Per cui sarà dei giorni pesanti, anche perché io ovviamente vlog il sabato e la domenica per farvi vedere quello che facciamo in casa. In settimana lavoro e dato che lavoriamo tutto il giorno, io adesso lavoro dalle 6 del mattino fino alle 9 di sera, dal lunedì al venerdì, e invece il sabato lavoro praticamente alla mattina dalle 7 fino all'1, per cui ho metà giornata di sabato e tutta la domenica, per cui i giorni di riposo di domenica saranno ovviamente compresi i lavori di casa e niente, per cui direi che sarà tosta. Infatti sono stanca perché si vede la faccia. Adesso me ne vado a letto, sono le 10:30 e sì, è presto, ma sono stanca, non ce la faccio più. Poi siamo andate a mangiare al ristorante, vi faccio vedere quanto abbiamo speso in quattro perché eravamo io e i miei. Allora, 251,50. Siamo andati al ristorante. Adesso non so se si vede. 200,51 euro. Abbiamo preso il vino. Io ho preso l'antipasto, il primo e il secondo più il dolce. Poi ho preso l'acqua. E vabbè, poi non sto lì a ripetere quello che hanno preso gli altri perché poi non me lo ricordo. Il vino un po' mi ha fatto girare un po' la testa. Io non sono tanto abituata a bere. E niente, per cui ci vediamo domani, che per voi è subito. Per me è tra 8 ore quando mi sveglio. E non so quanto durerà questo video, per cui vi dico già di prepararvi a questi vlog lunghi e corti, che secondo me sono più lunghi che corti. Però vabbè, niente, vi farò vedere domani cosa farò e vediamo se riusciamo a già iniziare domani o sabato prossimo. Ovviamente dura perché in settimana, lavorando, non è che posso perdere giorni di lavoro per andare a mettere a posto la casa, per cui saremmo impegnati sabato e domenica solo per fare i lavori. Che bello! Per cui non so se YouTube riuscirò. No, però tanto i video sono già pronti, quelli vecchi, per cui questi che sto facendo adesso, vedremo. Saranno tutti al martedì, i vlog saranno al martedì e poi vediamo come sarà. Va bene, ci vediamo domani, che per me ovviamente è tra 8 ore di sonno, anche se dormirò di più perché io sono stanca e c'ho tanto sonno, per cui ci vediamo domani. Eccoci! Allora, cioè, in poche parole, sono le 10:30 perché non mi ero resa conto che oggi dovevamo cambiare l'ora avanti perché
perché oggi si cambiava l'ora. E mi sono svegliata un po' tardino. Vabbè, comunque adesso vado a fare colazione. Vi faccio vedere i nuovi cereali che ho comprato, che secondo me non sono tanto buoni. Però vabbè, ve lo dirò poi nel video dei prodotti food mangiati. E niente, andiamo a fare colazione con questi cereali. Poi, adesso vi faccio vedere le chiavi, che ieri non ve l'ho fatto vedere perché avevo fatto tante cose e non ho tanto vloggato. Ho vloggato pochissimo, spero oggi di vloggare un po' di più. E niente, vi faccio vedere adesso le chiavi e andiamo a fare colazione. Per cui buona domenica, anche se voi questo video lo vedete martedì. Però per me è buona domenica. Allora, vi faccio vedere le chiavi. Le ho fatte vedere su Instagram. Comunque, queste sono le chiavi e i due telecomandi per il cancello. Diciamo che ci sono anche altri due chiavi per la porta, solo che l'ho lasciati in casa perché avevo detto tanto non è che devo sigillarla adesso, per cui per il momento abbiamo solo queste, che sono tantine. E niente, comunque andiamo a fare colazione che è tardi, poi devo montare immediatamente pubblicare il video che doveva andare sabato, non sono riuscita a farlo pubblicare e adesso lo pubblico, che oggi è domenica, voi vedete domenica un video, spero che lo guardate lo stesso, per cui andiamo a fare colazione che è meglio. Pubblichiamo il video di oggi, che ovviamente è in ritardo, doveva essere già su sabato alle 2:15, invece non sono riuscita a farlo per motivi ovviamente di tempo. Adesso lo sono riuscita a montarlo e adesso lo pubblico. Voi ovviamente l'avete già visto, per cui adesso devo aspettare giustamente. Per cui pubblichiamo il video, così almeno è già su. Non ho mai pubblicato di domenica, sinceramente. Spero che ne vale la pena, dato che mi sono dimenticata di pubblicare, cioè non di pubblicare, ma di montare i video subito per essere su online ieri, ma ovviamente è andata così. Proviamo di domenica a vedere se... 8 minuti ed è su. Vediamo se la domenica guardate i video. Vediamo. Massimo potrei farci un pensierino di pubblicare la domenica, eh? Non lo so. Vediamo come andrà e poi vi farò sapere. Thank you.
questo coso, io non sono entrato in giardino. Sì, che l'abbiamo chiuso. Se l'hai chiuso bene. Io voglio fare... Aia, voglio fare la foto. Vedi, qua c'è... Questa è la nostra casina. Ovviamente è tutto da rifare. C'è una pina. È difficile. È buio, non si vede niente. Girettino, siamo andati al lobby a comprare due cose per iniziare i lavori sabato prossimo e poi sono andata dai cinesi che ovviamente mi sono dimenticata di riprendere. Ho comprato le caramelle, la banana e il cavo che mi serviva, questo qua, che adesso lo apriamo insieme, per il computer, perché ho quello vecchio. Sinceramente lo volevo cambiare, per cui l'ho pagato 5 euro. Comunque è carino, ha 4 USB questi, il cavo normale che ovviamente mi serve per mettere il telefono, l'hard disk, tutte quelle cose lì. E niente, per cui ho comprato questo, perché su Amazon costava 15 euro. Scusate se c'è rumore, ma c'è l'asciugatrice che va, come sempre. Comunque, niente, sono le 10. Abbiamo mangiato la pizza. Vi ho spoilerato la casa, alla fine vi ho spoilerato a casa, perché ho pensato, se non faccio vedere niente, diciamo che, dato che sabato non avevo mostrato niente, allora ho detto... quasi quasi faccio vedere qualcosina, non tanto, per cui non ve l'ho fatto vedere tutta. Ovviamente poi facendo i lavori eccetera, piano piano ve la farò vedere, non tutta, perché voglio farvela vedere quando, diciamo, si metterà un pochettino a posto, perché così è brutta da vederla, per cui vi ho solo fatto vedere qualcosa di bello, in poche parole. Niente, è tardi, questo vlog lo devo montare domani, che è lunedì. Spero di riuscire a stare a casa la mattina o al pomeriggio, così almeno riesco a montare questo vlog e ve lo metterò su per martedì alle 2:15. Ogni video usciranno alle 2:15, non più alle 2, ma non so se ve l'ho detto, non so se ve l'ho detto, ma ho cambiato orario per vedere un po'. E niente, per cui se ci sono tanti video che ancora ho, vi metterò 4 video a settimana, e se no farò sempre 3 video. Calcolate che il martedì metterò i vlog che farò della nuova casa, che registrerò per sabato e domenica. Invece
giovedì e sabato sono i due giorni che metterò i video vecchi che ho ancora, per ovviamente che sto facendo. E per chi vuole vedere i video che pubblico, anche se sono 4 video a settimana, sono tantine, però io cerco di non superare i 10-15 minuti di video, ve ne metto 4. Per chi vuole vederlo, bene. Se non c'è qualcuno che se c'è qualcuno che vuole vedere solo 3 video o non riesce a vedere tutte e 4, amen. L'importante è che poi li vedete piano piano. Tanto alla fine i video resteranno sul canale, non si cancelleranno, per cui potete vedere potete anche aspettare un mese per vedere il video, però almeno li guardate, per cui anche se non li vedete subito i video, potete guardarlo anche dopo, non ho problemi. E per cui se volete guardarli, li guardate tutti e 4, se volete guardare tutti e 3 i video, li guardate tutti e 3 i video. Detto questo, io sono in pigiama, adesso mi strucco, devo andare a letto presto perché domani la sveglia suona alle 5 del mattino e sarà una lunga giornata questa settimana, più sabato prossimo che spero di iniziare i lavori. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, e cioè al prossimo video per voi sarà martedì prossimo, per me invece sarà sabato questo che verrà. E mi raccomando guardate i video vecchi che usciranno. Detto questo, tra rumori, tra rompiballi e rompiballi in senso che rompono le balline e non posso dire altro, ovviamente, asciugatrici che va, lavatrici che va, non se ne può più, io chiudo questo vlog sperando che non è durato l'eternità e oltre. Però spero che vi è piaciuto, che inizieranno nuovi vlog molto più belli, spero. Ciao, buonanotte e al prossimo video.